Tracciare un percorso all'interno dell'ultima raccolta di Davide Castiglione non è impresa semplice, tanto per l'eterogeneità dei mezzi stilistici linguistici impiegati, quanto per la profonda densità concettuale dei testi raccolti. Una via, però, una delle tante possibili, che mi è sembrata delinearsi più spontaneamente di altre, è quella che muove dalla storia di Noam, testo da cui si estrapola lo stesso titolo del volume. Eppure lo spazio nel kibbutz c'erano giorni che era un arco di arti e di menti in un tutto che si risponde, teso lungo sul campo dove facevo la mia parte. Versi questi che, inserendosi in una sezione significativamente intitolata ai progettisti, sembrano alludere allo spazio esplorato dall'opera nella sua interezza, nella sua conformazione di strumento di osservazione, di mezzo, considering the world as medium, rather than a straight means of communication, citando Castiglione nel suo volume Difficulty in Poetry del 2019, un mezzo dunque attraverso il quale la voce del poeta può tentare una ricostruzione del reale. Ho lasciato alle spalle i doveri di una costruzione a blocchi e con essi le polveri di questo mio stato incerto. Una ricostruzione, dunque, una ricostruzione che si muove tra tonalità cronachistiche e aperture sul paesaggio psichico della voce poetante e che ha come proprio punto di partenza un decentramento dello sguardo dell'autore e di quello del lettore. Si pensi per quest'ultimo, in particolare, allo sperimentalismo grafico di alcuni testi. Caso estremo è quello di Elevazione della plastica, che si costruisce su una specularità tanto testuale quanto tipografica. Uno sperimentalismo grafico, dunque, che fa sì che il lettore modifichi la propria postura per seguire una voce la cui tonalità invece costantemente oscilla e si tende. Se una poesia di qualsiasi tipo e affiliazione non contiene un qualche tipo di tensione, allora il discrimine fra fedeltà e posa si assottiglia pericolosamente. Proprie di entrambe sono infatti la ripetizione nel senso più ampio, che sia di un habitus autoriale, di uno stilema, di un tema, e cioè un senso di consistenza, nel senso di consistency e riconoscibilità organica. Solo che nella fedeltà c'è necessariamente anche uno sbandamento, un modo e moto propulsivo nel riproporsi, tanto più necessario quanto più si vorrebbe mantenere la presa sul reale, sulle potenziali fonti nutritive del verso. Nella posa, invece, la ripetizione riconferma il suo sistema interno. È lo strumento per creare un prodotto anziché un proficuo nemico del processo. Così Castiglione su Facebook il 1 novembre del 2020, fornendo forse una chiave di lettura per la raccolta. Si parla di tensioni, dunque, di sbandamenti, di un moto propulsivo che sappia costantemente mettere alla prova quanto precedentemente scritto. Verrebbe da pensare a Popper. Di particolare rilevanza questo atteggiamento quando il verso volesse mantenere stretta la propria presa surreale, come scrive l'autore, un legame con i fatti materiali che condividiamo in quanto creature incarnate, citando Pam Morris. Ogni rappresentazione della realtà implica una selezione, dunque una schematizzazione, come ci insegnano le scienze cognitive, scrive ancora l'autore, stavolta in una recensione dei sistemi di Dimitri Milleri. Al tempo stesso, la fame di realtà aumentata insita in ogni operazione letteraria fa percepire tale schematizzazione come limitante e cerca di superarla tramite una resa simultanea di diversi piani di realtà. Inevitabile è una schematizzazione, dunque, nella rappresentazione del reale, rappresentazione che non può sottrarsi, senza cadere altrimenti nella posa, a una costante tensione. Ha un atteggiamento che richiede da parte della voce poetica una continua messa alla prova del linguaggio di fronte al flusso dell'esperienza. Da qui dunque lo stile marcato della poesia di Castiglione, uno stile difficile nel quale è possibile ravvisare molti di quegli elementi di difficoltà individuati dallo stesso autore nella poesia di alcuni autori angloamericani nel suo volume monografico Difficulty in Poetry. Si pensi innanzitutto all'incontro-scontro tra opposte modalità rappresentative. Il discorso, infatti, a tratti squisitamente narrativo, come nella breve prosa, L'angelo del protocollo, si carica altrove di suggestioni più oscure. Obscurity is often associated with measures of depth or multiplicity of meaning, citando ancora l'autore.
suggestioni più oscure anche attraverso il frequente ricorso a similitudini, metafore, personificazioni. Per quanto riguarda il lessico, invece, il quale assume poi ulteriori risonanze attraverso il frequente impiego delle ripetizioni, forte è il contrasto tra la spinta attraente di lessemi rari e di tradizione letteraria e la concretezza del vocabolario di alto uso e di alta disponibilità. Contrasto al quale partecipa poi anche la presenza di numerosi forestierismi, tratti soprattutto dall'inglese, che, inseriti in un regime linguistico di code switching, contribuiscono in alcuni testi in particolare a restituire il confuso flusso di informazioni proveniente dal web in cui siamo costantemente immersi. La restituzione di tale flusso, come anche l'escursione tra registri diversi, sono particolarmente incisivi nella compatta serie degli ambience elettronici. Tutto il sensibile trema diffusamente, senza umanità. Prendi questo tronco e la chiazza larvale dei pixel intorno al tronco. Notare che non immetto del contenuto nel cubo di questo studio. Notare due baciarsi benedetti dal sistema binario. Ci sono decimali, segni di maggiore e minore, shape 045 vorrà dire apocalisse cibernetica se il sound radicalizza in uno spigolo severo. Strappi di velcro, morsi di lupo, tuoni. Si pensi poi all'alternanza di ambiguità e sprezzature sintattiche, numerose sono infatti le dislocazioni e le reticenze anche brusche date dai puntini sospensivi e periodi invece di una linearità cristallina. Significativo in tal senso è anche l'utilizzo dell'interpunzione, in alcuni testi impiegata in maniera apparentemente neutra. Altrove invece è fortemente connotata se non portata direttamente al grado zero, come ad esempio in giochi di ruolo. Forte infine è anche la tensione tra discorso sintattico e metrico, che emerge in maniera particolarmente evidente nella presenza di fortissimi enjambement. Tutte le diverse tendenze, i diversi registri presenti nel libro si raccolgono poi in un testo crocevia come Kaunas. Poemetto in cui le diverse modalità si sommano, o meglio, si sovrappongono come in un palinsesto. Da tutte queste tensioni emerge uno stile che nel complesso risulta fortemente marcato dal dominio intellettuale che l'autore esercita sulla materia linguistica e dalla lettura emerge con evidenza la prevalenza della dimensione semantica e sintattica del testo su quella fonologica e prosodica. Importante sì, ma soprattutto in quanto vettore di informazioni attitudinali, scrive Castiglione nella rubrica Gli spazi mobili della poesia di critica impura. Il lettore è dunque invitato a soffermarsi sulle parole per ripensarle, piuttosto che a proiettarsi empaticamente nel testo. La difficoltà deriva da tecniche antirappresentative, antimimetiche, accompagnate da una oggettivizzazione del discorso poetico, scrive Castiglione nel suo articolo Nel mondo sensibile, empatia e focus descrittivo sulla balena bianca. Dalla impersonalità modernista alle tecniche di collage, mecidamento dei registri, oggettualità, messa in crisi della narrazione lineare, eccetera, che impediscono di individuare un locutore centrale, quindi di proiettare un mondo psicologico unitario nei testi. La riduzione dell'accessibilità del testo ottenuta attraverso questo distanziamento rende dunque difficoltoso per il lettore proiettarsi nei testi in cui l'io è ordinatamente rimosso come soggetto poetante, reduction of subjectivity. Sono ridotte le occasioni in cui un pronome personale alla prima persona prende parola. Una nuova forma che mi costa, il travaglio ripetuto di cento e ancora cento schizza il carboncino, progressivi e numerati, giorno dopo giorno, prima che io rientri in me, mentre emerge invece una più diffusa impersonalità. Si sarà notato che per parlare della poesia di Castiglione non ho potuto fare a meno di far ricorso ai suoi testi critici e teorici. Questo perché credo che essi siano strettamente implicati, ma reciprocamente autonomi con doveri di una costruzione. Il lavoro di Castiglione si profila così in tutta la sua coerenza, ma anche nella sua capacità di mettersi costantemente in discussione, di testarsi contro se stessa. Così l'autore invita il lettore a fare lo stesso, a non rilassarsi su alcuna apparente convinzione acquisita, a restare costantemente vigile rispetto all'insidia del confirmation bias. E forse potremmo affermare che è proprio in questa agilità, in questa difficoltà calibratissima, che risiede tanto in questa raccolta quanto più ampiamente azzardo nel lavoro di Castiglione, il discrimine più evidente
tra ciò che sarebbe posa e ciò che invece è fedeltà. Studio, varianti d'autore. Sono scalzibile qui. Sono 7 anni indietro, con ricci estrosi e dei tratti smussati come le volute nella schiuma del chai latte. E sotto e accanto c'è lei, con la gioia di chi piega un po' la testa. Non staccherebbe una volta la matita se non fosse che una foto questa, un pasto digerito male, che l'algoritmo fa aggallare, con le sue buone intenzioni, con le sue violente combinatorie. Mi squadra nelle linee di Varnelis, spezzate con dei bisturi severi, un'altra foto, scattata l'altro ieri. Hanno uno sbocco somatico gli anni, mentre nuotano o scorrono altrove, verso nette verticali. Chi avrà fatto l'astrazione, diga di un volto? Quel che pesa sulle lenti da intenditore si chiama entropia, si chiama buonsenso. E con quello ci amministri un'oasi come se fosse un regno. Confronta le due, tentenna, trentenne, si chiede se lo squarcio lo abbia innaturato o estromesso. Se sia forza la cucitura scomparsa o solo un regno rattrappito, strusciato dal conflitto che non lo attraversa. Alume di candela, svuotato dalle mire espansionistiche nei comparti delle idee e delle carni e delle cure respinte al mittente, ma di cui non fa un dramma, accende la candela con fare da monaco compito. Lui sarà raso terra, ma la fiamma verticale sul dorso di finto cuoio del portafoglio, il finto cuoio del portafoglio lo trasforma in qualcosa di fiammingo, il corso della lamina ambrata. Adesso non c'è altro che l'effusione dei riflessi. Quale esercizio di restrizione. Davvero non lo vorrebbe incrinare il vuoto corposo di questo rito. È spazio suo. È suo perché, non essendoci, non si è neppure mai perso. Mentre il resto è diventato spasimo di costanza, fame di essere ferito. Finché la candela con sotto il piattello si distrae in un cilindro, si pensa già alla scopata a lume di candela che in tempi brevi non avverrà. Lo vedremo mettere densità a caso tra i like, così da poter pesare a dovere far cronaca di questa mattanza creativa. Beautiful brunette searching for lover, Charlie's next day delivery, ready to serious relationships, wants kids, my profile is here, e anche il mio, se leggi bene, stellina. Cosa dire della mia poetica? Anzitutto vorrei che non è qualcosa a cui obbedisco, ma è qualcosa che emerge di poesia in poesia. Allora, la cosa fondamentale, potrei dire, è una poetica dell'esperienza, cioè l'esperienza, la relazione con il mondo, con gli altri, con i libri che leggo, le idee che incontro, le persone, veramente la struttura profondamente. Quindi questo porta, credo, a un dettato abbastanza narrativo, ma che al tempo stesso cerco di trattenere una densità concettuale, magari anche allegorica. E quindi in generale quello che mi dà fastidio cerco di evitare, o che normalmente evito perché è lontano dal mio sentire, sono le posture ermetiche, astratte. Del poeta privilegiato da un certo punto di vista, ma al tempo stesso anche quelle decostruzioniste, sperimentali che vogliono sempre criticare radicalmente la realtà e quindi arrivano, sfociano, secondo me, in un relativismo anche nichilista a volte. Invece, secondo me,
La lingua non è un qualcosa di opaco di cui essere sospettosi, ma un grande strumento evolutivo della nostra civilizzazione che ha reso possibile la nostra civilizzazione e tocca alla poesia rivitalizzarlo, integrarlo, vivificarlo, ma senza per forza ogni volta rovesciare e manomettere, cose in cui no, non credo. Quindi, per concludere, per me è molto importante la questione dell'equilibrio, cioè io mi trovo davvero in mezzo tra questi due estremi del lirismo ermetico e del neo-neo-sperimentalismo, perché io vorrei in modo umanistico, neo-illuminista, tenere le cose insieme, ma anche mostrare lo sforzo di farlo, e quindi il fatto che comunque si trema o si oscilla. E quindi vi saluto con una bellissima epigrafe da Kafka, che ho deciso di inserire come epigrafe, appunto, dell'opera a cui premiata Doveri di una costruzione. We tremble in the balance. Tremiamo nell'equilibrio. Ecco, vorrei in un certo senso che la mia poesia, mentre mostra l'equilibrio, possa anche mostrare il tremore che sta dietro la costruzione di questo equilibrio. Grazie.